Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati nel canale, nella sezione tutorial. Quella che vedete alle mie spalle è una bellissima scena, è una scena tutta africana, è il veld sudafricano. Ho preso a modello questo veld africano per parlarvi di tre tecniche di caccia, o meglio due più uno, come ho inteso io per la mia esperienza, che si praticano sia in Africa sia in altre parti del mondo, compresa la nostra Europa e quindi la nostra Italia, ma che qui trovano, diciamo, la loro apoteosi soprattutto per un fatto che qui esistono moltissime specie cacciabili con arma rigata. Quindi ovviamente tutto ciò che riguarda l'approccio tecnico risulta estremamente complesso. E era giunta l'ora un po' di rendervi un po' partecipi di queste tecniche di caccia, perché molto spesso si ha la tendenza a pensare o a ritenere che quello che si pratica a casa propria sia il massimo o sia il meglio che si possa trovare nel mondo. E invece ci rendiamo conto, soprattutto coloro che vengono a caccia in luoghi come questo, che il nostro in realtà è un piccolo mondo, mondo estremamente piccolo, perché principalmente perché sono troppo poche le specie cacciabili e quindi l'impegno tecnico è relativo. E poi perché gli ambienti non consentono approcci tecnici più difficili e più complessi. Ecco. Quindi questo è in particolare il concetto che mi ha spinto a parlarvi e a farvi vedere delle azioni di caccia, perché chi è appassionato di un certo tipo di caccia più complessa e più difficile, magari possa trovare in questo video delle cose utili, dei concetti utili, magari in previsione un giorno di praticarli per conto proprio, appunto, in un posto come questo. Allora, innanzitutto le tecniche di caccia principali che si praticano in tutta l'Africa e in tutta l'America e in gran parte del mondo dove si cacciano molte specie diverse sono due. Una è il cosiddetto stalking. Stalking vuol dire caccia alla cerca, in parole povere, per usare, diciamo, un termine intelligibile anche a noi italiani. E poi c'è lo still hunting, cioè la caccia all'aspetto. Poi ce n'è un'altra forma, che è una forma mista, che a me piace molto e io sono stato uno, diciamo, dei cacciatori, dei professional hunter nel mondo, a renderla quasi sempre attiva, cioè sono rari i giorni in cui io non decida di fare una caccia mista e tra poco vi spiegherò come si fa e perché. Quindi principalmente ci sono queste due tecniche di caccia, ma queste due tecniche di caccia ciascuna ha delle prerogative completamente differenti a seconda delle specie alle quali si rivolge, perché esistono, per esempio, nella caccia alla cerca delle metodologie e degli approcci completamente diversi a seconda delle specie che si cacciano, perché ci sono specie che si muovono molto nell'ambiente
durante determinate ore del giorno, e ce ne sono altre che sono più lente, che tendono invece a essere un po' più territoriali e quindi a limitare i loro spostamenti, e quindi in quel caso si fa una caccia alla cerca un po' diversa. Per quanto riguarda invece la caccia all'aspetto, anche qui in Africa, a seconda delle specie che si devono cacciare, la tecnica di appunto all'aspetto può assumere, ma io dico l'Africa, ma dico anche gli Stati Uniti d'America, può assumere connotati leggermente differenti, d'accordo? Perché noi non abbiamo qui in Africa una omogeneità di specie come ad esempio abbiamo in Italia. E quindi bisogna sapere dove aspettare gli animali, quando durante la giornata aspettarli e in quale luogo. Quindi, se su un'altana, se a terra, se con parate posticce, o addirittura con nascondigli in mezzo alle rocce e in altri luoghi tipici di questo territorio o come il territorio americano. Questo perché appunto ogni animale ha anche un sistema difensivo completamente diverso. Ci sono animali che puntano tutto sulla vista, ci sono animali che puntano tutto sull'udito, e altri che invece puntano tutto sull'odorato, altri che sono più complessi, hanno più di un senso principale allerta e allertabile e quindi sono particolarmente difficili, d'accordo? Ora, partiamo per esempio dalla caccia alla cerca, quindi allo stalking. Allora, io ho sempre ritenuto, per una questione di istruzione che ho ricevuto nelle scuole che ho frequentato per diventare professional hunter in Africa e negli Stati Uniti, ma anche ai miei maestri di caccia, ai miei due maestri di caccia, ho avuto un imprinting, come si dice, orientato al principale, diciamo, alla principale regola che viene riassunta molto bene dagli indiani d'America. E loro dicono sempre: cammina poco, osserva molto. E in effetti, se uno passeggia piano piano, guardandosi sempre a 360 gradi in un territorio come questo, in una giornata può facilmente vedere e sorprendere a distanza di tiro più di 100 animali di tutte le specie. Quindi, se chi ci sa fare può avere la possibilità qui di cacciare con le mire metalliche, non gli servirebbe a niente un'ottica. Il cannocchiale qui lo usano i cacciatori che vengono dall'estero, perché la loro tradizione è così, sono abituati a cacciare soprattutto in Europa con il cannocchiale. Molto spesso all'appostamento, su un'altana, su un appostamento, molto pochi di essi cacciano alla cerca, ma se lo fanno, lo fanno soprattutto per tiri ad una certa distanza e quindi hanno sempre un'ottica piuttosto importante. Qua chi sa cacciare non ha assolutamente bisogno dell'ottica, anche per sorprendere animali dai trofei eccezionali, d'accordo? Quindi bisogna camminare poco utilizzando un mimetismo assoluto, un silenzio assoluto, suole di gomma morbidissima. Ci sono infatti in vendita delle scarpe speciali, soprattutto in Australia, fatte con una gomma caucciù estremamente morbida, senza andare a trovare i mocassini dei pelle rossa, che anche questi nelle riserve indiane vengono venduti, che vi posso dire che sembra di essere un leopardo, perché camminate
senza assolutamente fare il minimo rumore. Ecco, quindi ben attrezzati con un diciamo binocolo con pochi ingrandimenti, leggero ma molto luminoso, che abbia buon campo visivo, dotato di telemetro, un bipiede leggerissimo e soprattutto silenzioso nel suo movimento di apertura e chiusura, e vi posso garantire che si possono avere risultati incredibili, incredibili. Quindi questo è un approccio estremamente quello della regola del camminare poco e osservare molto, è una prima grande regola, con ovviamente le attrezzature giuste. Una seconda parte di consigli basilari riguardano lo studio del vento. Il vento si deve avere sempre in faccia o al massimo di traverso da destra o da sinistra, mai alle spalle e mai nemmeno in diagonale dalle spalle, altrimenti è inutile andare a caccia, salvo per quelle rare specie il cui olfatto è poco sviluppato, ma sono molto poche. Quindi, come regola di base, dovete sempre rispettare quella del vento in faccia. La seconda regola è il sole, la posizione del sole. Io prediligo sempre il sole avendolo o a destra o a sinistra o alle spalle. Il fatto di averlo davanti, oltre alla questione del vento, che la brezza e la brezza segue sempre, bacia sempre il sole, quindi avrete sempre una brezza negativa, perché naturalmente quando parlo di vento non parlo solo di un vento dichiarato, quindi che proviene da uno dei quadranti, ma sto parlando soprattutto della brezza, perché in assenza di vento, cosa molto facile in gran parte della giornata, si ha la brezza. E quindi il discorso è che il sole va sempre evitato di fronte, perché non è soltanto un fatto di fastidio agli occhi, ma soprattutto è una questione che il vostro binocolo e la vostra ottica riflettono terribilmente il sole, e quindi gli animali vi vedono. Gli animali vedono il riflesso. E non è soltanto il riflesso nella direzione dove siete, ma questo riflesso rimbalza sugli alberi, sulle foglie, sull'acqua, su tutto, sul terreno. E loro hanno una sensibilità oculare tale da poter individuare facilmente un raggio inusuale contro il sole, e quindi è un primissimo segnale di allarme per l'animale. Quindi questa è un'attenzione particolare che si deve fare tantissimo. Poi diciamo che la caccia alla cerca non è una caccia che si fa arrivando in un punto qualsiasi e cominciando, anche solo avendo il vento buono, la posizione del sole ottima, eccetera, ma va studiato l'itinerario, la rotta. Va studiata prima a tavolino, perché vanno cuciti alcuni po posti fondamentali dove si ritiene di poter trovare gli animali nelle diverse ore del giorno. Un buon professional hunter sa qual è la scaletta di movimento degli animali, quindi sa dove poter fare la cerca nelle prime ore in un posto. Poi proseguire verso un altro, quando quelle specie ormai non ci sono più in giro, ma ce ne sono altre. Vi faccio un esempio palese: alle prime luci del giorno si vedono i kudu, si vedono gli impala già attivi, ma non i facoceri. I facoceri si vedono soprattutto quando già il sole è alto e la temperatura è un po' più alta, perché è un animale che soffre il fresco, non solo il freddo, anche il fresco proprio. E quindi vedete, sapendo quali sono le linee di movimento degli animali e i loro orari, si può fare un itinerario in modo da cucire l'area
nella maniera più specifica per avere le maggiori possibilità di successo. D'accordo? Questo vale per qualsiasi cacciatore, ma anche e soprattutto per i cacciatori professionisti che portano a caccia delle persone che pagano anche tanti soldi e che quindi hanno il diritto di avere le migliori possibilità. D'accordo? Quindi questa è una cosa che va tenuta in grande considerazione. Ecco, bisogna essere il meno possibile, quindi non voglio dire che non dobbiate portare degli amici, dei parenti o dei familiari a caccia con voi, però ricordatevi che già in due si è in tanti, quindi professional hunter e cacciatore. Poi per certi tipi di caccia c'è il tracker, cioè il tracciatore, quello può essere anche dovuto, però più si è e più le possibilità di essere visti dagli animali, quindi scemano tantissimo le vostre possibilità. Adesso vi faccio vedere delle scene di caccia con delle didascalie e dei sottotitoli in modo che voi possiate avere un'idea appunto di quello che ho detto. A tra poco.
It. Yes. Nice. It seems to be well hit. Spine to broke the back. Spine, yeah. Relazione. Dopo un sacco di inseguimento, siamo riusciti ad arrivare finalmente dopo due giorni. 30 metri di distanza, è stata veramente dura, come è normale con gli Impala. After two days of stalking, an old female, finally we could arrive at a place with 135 meters of shooting, so we did it. After 2 days, after an old female, finally we could spot some and have a nice shot. Stanno venendo verso di noi.
dovrebbe essere qui vicino. Should be very close. Yeah, very good. Bravo Federico, bravissimo. Nice shot, very nice shot. Gran colpo Federico. Bel colpo, 200, 240 metri. Un animaletto così piccolo. 240 meters, small animal like this, very good, very nice shot, very good. Allora, una caccia alla cerca bellissima, abbiamo fatto un avvicinamento a questi animali pazzesco, ci abbiamo cominciato da 900 metri di distanza, bravo, hai fatto un bel tiro, 240 metri, sei stato veramente in gamba e questo è il senso un po' di questo tipo di caccia alla cerca in cui si può fare selezione perché si cammina piano, si valuta bene l'animale e poi si può tirare il capo giusto, ok? Bravo! Anche divertentissima questa caccia. We are now on the tracks. You can see some blood here. Ecco un po' di sangue qui. L'animale è stato preso. We see some blood here. Che è andato lì nel fitto da qualche parte. Guarda, mi sembra di vedere del sangue lì, guarda. Eccolo lì, ah. Eccolo lì. Wow, bravo. Bellissimo. Ecco. Perfetto. Eccolo qua. Cinghialotto che hai sparato, infatti è preso un po' dietro, l'aveva accusata, avevamo rivisto il filmato, si vedeva che era preso un po' dietro, eccolo lì, però bel tiro, più che altro è stato un bel avvicinamento su un branco di animali. We saw with the video clip that it was taken a little bit behind, it makes about 50 meters in the thick of the bush, but now we have finally taken it. Okay, now we make the conclusions at the studio. Okay, adesso poi facciamo un po' di conclusioni di tutto il safari in studio. E là di sotto ci sono le giraffe. C'è un maschio, sì. Quello più lastriato, quello. Giraffe. Ci muoviamo tra rinoceronti.
Le giraffe. C'è un waterbuck a 700 metri di distanza, adesso dobbiamo studiare come riuscire ad avvicinarlo, non sarà una cosa facile. What a shot! Excellent! What a beautiful shot, eh? Congratulations! Thank you very much. Wow! Bel tiro! 269 metri di tre quarti, ho mirato al petto, al cuore, è andato giù. Benissimo! Dopo un grande avvicinamento, bene, bene, sono contento. I'm very happy. Bene, come avete potuto vedere, è come una gara tra il gatto e il topo. In effetti è proprio così. Bisogna essere estremamente flessibili e cercare di comprendere da quello che si vede, quindi dalla posizione degli animali o dell'animale singolo, quale sia quel punto la rotta adatta per trovare la linea di tiro pulita. E spesso è consigliabile rinunciare. Perché? Perché vedete, se esiste un animale a cui tenete in un'area piuttosto ristretta, è preferibile rinunciare all'avvicinamento o, peggio, ad uno sparo con una linea di tiro poco pulita, per non allarmarlo, perché se è una specie che rimane comunque in quell'area, ci saranno sicuramente altre possibilità nei giorni successivi. Oppure si può aver pazienza di mettersi a sedere, far spostare molto l'animale e poi cominciare a fare un altro avvicinamento, quindi un'altra battuta in cerca. Ecco, bisogna avere sempre i nervi saldi, la testa fredda e imparare una dote essenziale dei più grandi cacciatori del mondo, quello della rinuncia, capire se è il caso o non è il caso. Io infatti mi capita, non dico tutti i giorni che vado a caccia, ma di frequente, di rinunciare ad un avvicinamento perché so che l'animale ha quasi tutte le possibilità di vincerla e che quindi è inutile allarmarlo, perché vi posso garantire che esistono degli animali che una volta allarmati in un'area perché si sono sentiti sorpresi abbandonano l'area per chilometri e chilometri. Uno di questi animali ad esempio è la zebra,
se si fallisce un avvicinamento alla zebra è estremamente dura e difficile riuscire nel giro di qualche ora a poter ritornare su quell'animale. Sono animali che fanno chilometri prima di fermarsi. Un altro è l'elefante, ad esempio. Quindi ci sono specie che bisogna valutare bene la cosa e decidere se si può rinunciare o meno. È chiaro che in certi casi l'ultimo giorno di caccia o qualsiasi altro caso, allora magari ecco, si accetta che al 99% vinca l'animale, però magari si accetta il fatto che possa andare bene e che si possa, ma in caso contrario è meglio rinunciare, d'accordo?